Buongiorno a tutti, bentrovati. Anche oggi, come al solito, chiamiamo l'amico Mosè che ci presenta un altro gradito ospite. Mosè, mi senti? Eccomi qua, Ci sei? buongiorno, buon Oh, ascolto. buongiorno. Cosa ti è Benvenuto, chi ci successo? vede? Mi hanno Che ti è operato. successo? Sei ferito? Sì, no, mi hanno operato, una piccola cosa. Devo però, debutto così, guarda oggi. Guarda cosa ti Vediamo. faccio vedere. Guarda cosa ti faccio vedere. Oh. Perché oggi, caro Franco, parliamo di musica. Ah. E anche di altissimo livello. L'ospite che abbiamo oggi, cominciamo dalla fine. Ha aperto nel 2011 ad Alba la Wall of Sound Gallery, che è una gallery l'unica in Italia, la prima, unicamente dedicata alla musica. Lui ha una grande passione per la fotografia e per la musica, ma in maniera ottimale, nel senso che non è una cosa che coltiva all'interno di se stesso, lui dona anche molto della sua passione, le sue fotografie sono straordinarie e devo dirti anche una cosa, lo definisco personalmente come un grande ritrattista. Non vorremmo scorrere delle immagini, lui è un grande ritrattista e quindi la musica che esprime non è tanto la fotografia del musicista quanto l'essenza di ciò che la musica trasferisce in immagine. Signori, lui è Guido Arari. Ciao Guido. Ciao, ciao a tutti. Benvenuto. È un Grazie, piacere vederti, è un piacere invitato. vederti. Tanto, tanto, tanto. Ascolta Guido. Cosa hai fatto in questo periodo di chiusura? Come hai svolto la tua attività? In questo periodo in cui dovevamo stare in casa, adesso possiamo uscire un pochettino con le mascherine, cosa hai fatto? Ma quello che forse altri fotografi hanno fatto, ho rimesso mano all'archivio. Ripensato molte cose del lavoro, continuato a lavorare comunque via internet, la galleria è andata avanti a lavorare, poi abbiamo messo a segno un progetto di fotobeneficenza Ho per visto. UG Onlus e per la Città della Salute e della Scienza di Torino, coinvolgendo più di 100 fotografi, un po' sulle orme di perimetro. Che avevano fatto una bellissima iniziativa per l'ospedale di Bergamo, noi abbiamo fatto un progetto più indirizzato alla fase 2, Ok, cioè perfetto. a problematiche che vanno al di là del picco di contagio, ma sono problematiche di lungo periodo. E Forse le più quindi grandi anche, forse anche le più grandi se vogliamo, è che dici. sì, perché diciamo che molti problemi legati sia all'economia delle famiglie che al numero di medici disponibili e preparati ad affrontare il Covid, insomma, sono due problematiche che ci accompagneranno per un bel po'. Ascolta Guido, tu le tue foto. Tra l'altro ce ne sono alcune che amo particolarmente, quella di Tom Waits, poi la vedremo, Sì. ma anche quella del mio Lucio Dalla, perdonami, sono di Bologna, per cui c'è un rapporto, secondo te, tra fotografia e musica? C'è un legame? Ma c'è sempre stato un legame fra fotografia e musica, se pensiamo soprattutto ad anni in cui non c'era ancora, si era affermata la cultura del video, del videoclip e non c'era internet, quindi l'unico modo per far viaggiare l'immagine degli artisti era la fotografia o attraverso le copertine dei dischi o su riviste specializzate dell'epoca, ti parlo degli anni 60, 70. 40, 50, 60 e anche primi 70. Quindi la fotografia permetteva di conoscere la fisicità degli artisti, il loro abbigliamento, il loro atteggiamento sulla scena, l'atmosfera dei locali Certo. e quindi di capire insomma, chi era Jimi Hendrix che incendiava la chitarra. Sul palco del Festival Super. Prompter o chi era Charlie Parker, chi erano i jazzisti che suonavano in questi locali fumosi, forse ancora segregati, insomma. Al Blue Note di New York, magari, che dici? Sì, ma anche prima, anche prima. Quindi la fotografia, le foto, insomma, la musica va vista, non soltanto ascoltata. Ecco, questo qua. Ti chiedo una cosa. Ai tuoi inizi, no? Tra l'altro mi hai detto una volta, cosa mi ha fatto anche piacere se vuoi, che
tu saresti voluto nascere un po' prima, no? Per prendere una generazione prima di te, sì. No? Di artisti. Ma c'è una copertina di cui ti sei innamorato, una foto di cui ti sei innamorato, un fotografo che ti ha ispirato, un musicista che ti ha ispirato? C'è qualcosa che ha dato il là musicalmente a questa tua carriera di fotografo? Ma diciamo che il genere di fotografia che mi ha ispirato quando ho cominciato era un genere di fotografia legata alla musica che raccontava la vita dei musicisti. Molto spesso i fotografi erano amici dei musicisti con l'hobby della fotografia e si trovavano in situazioni di assoluta convivialità, dove non c'erano, certo, necessariamente agenti, manager, discografici a dettare le regole del marketing, e quindi erano immagini assolutamente spontanee e vive che creavano poi delle icone, insomma, certo, non certo. C'era l'ambizione di creare delle icone, ma molte foto lo sono poi diventate nel tempo, forse perché ci si è proprio allontanati da quella dimensione, da quella lettura autentica e vicina. Esatto, esatto. Tipo Claxton, quindi i fotografi che mi hanno ispirato nella musica sono stati Jim Marshall, la prima Annie Leibovitz, che era più una reportagista che una ritrattista, certo. Bolman, ma fuori anche dalla musica c'era Art Kane, c'erano ovviamente, certo, gli inevitabili Penn, Halsman, Leonard, Herman Leonard anche. Herman Leonard nel jazz, Claxton, sì, certo, in Francia c'era un fotografo che si chiamava Jean-Pierre Leloir, che seguivo molto, in Italia c'era Giuseppe Pino. Quindi insomma tutti i fotografi che riuscivano a stabilire un rapporto intimo e a giocare con l'immagine degli artisti, creando proprio... Ho una curiosità anch'io, Mosè, scusami, mi permetti? Sì. Incontrato tanti artisti in questi incontri, uno in particolare, un ricordo particolare che ricordi con piacere, che perché in tutti questi incontri? Ma ricordo Fabrizio De André, ricordo Lou Reed, Joni Mitchell, Tom Waits che Mosè ha citato poco fa. Ce ne sono tanti, italiani e non. A volte c'è stata la possibilità di frequentarli per lunghi periodi, altre volte si è trattato di incontri abbastanza fugaci. Però ogni volta che è stato possibile far abbassare loro la guardia e riuscire a cogliere qualcosa di insolito, di inedito, ecco, questi sono gli incontri che ricordo di più. E poi soprattutto a chi mi chiede ma com'era Lou Reed, com'era De André, ecco, questi artisti andavano vissuti nel momento, non all'ombra delle loro leggende. Loro non sapevano che farsene delle loro leggende, erano proiettati verso il futuro, alla ricerca o di un suono o di nuovi temi da esplorare, e quindi viverli in questa tensione verso il futuro era la chiave per stabilire un rapporto meno occasionale, meno freddamente professionale. Ecco, la professionalità non era assolutamente considerata, c'era, però quello che contava è far capire che eri lì per loro, in quel momento. Certo. Ti chiedo una cosa, a parte che ho conosciuto Lou Reed, anch'io sono in una fase di fotografo, lui è venuto a Milano, mi ha detto chiedimi tutto perché di musica, non parliamo di musica, così mi disse. Ti chiedo una cosa, i tuoi ritratti mi piacciono molto, c'è il soggetto nel suo contesto, no? Un De André sdraiato sul letto con i giornali, Tom Waits col mantello, questo me lo spiegai. Sì. Poi c'è una foto che mi incuriosisce, Patti Smith in una casa decadente con gli anfibi tolti. Perché quella scelta? Ma non è una scelta, sono occasioni che si sono presentate, a parte la casa di Fabrizio De André, ma
Patti Smith era a Bollate per un festival a Villa Arconati, questa villa all'epoca ancora decadente perché in abbandono, adesso è stata restaurata, e c'era questa sala vicinissima ai camerini alla produzione, in cui mi ero fissato di fotografare una serie di musicisti di varia provenienza, però sempre certo, in quello spazio, anno dopo anno, sempre con quella luce, quell'angolazione, quell'ottica, e quindi lì non è passata solo lei, ne sono passati altri, insomma c'è una sequenza abbastanza interessante. Era un gioco, però sempre nella stessa occasione le ho fatto dei ritratti più formali sul fondale. Tom Waits l'ho fotografato a margine di un evento promozionale a certo, Parigi, ed è stata una foto nata così sul momento, da una casualità, a margine del set di un altro fotografo. È stato un momento così di impazzimento suo, sì, che io mi sono trovato lì nella possibilità di immortalarlo. Quindi diciamo che non sempre con questi artisti c'è modo di programmare e confrontarsi così l'aspetto creativo delle foto. Molto più spesso tocca improvvisare e questo cogliere l'attimo. Sì, cogli l'attimo e cogli anche magari qualcosa di inedito che non potevi immaginarti a priori. Ti chiedo una cosa, prima abbiamo parlato del rapporto tra musica e fotografia e tu mi hai risposto sì, in maniera molto esaustiva. Ti faccio una domanda personale, perdonami. Io tutte le volte che vado in macchina ho una mia playlist, no? E ascolto Jersey Girl, cioè che, canzone epica, no, se vuoi. Tutte le volte che l'ascolto mi viene in mente la tua fotografia, no? Cioè, fotografia e musica possono rincorrersi anche emozionalmente, secondo sì, te. Sì. Sì, come le fotografie magari meno, perché sono dei momenti. Io penso che quando ascolti la musica non vedi tanto le fotografie degli artisti, ma rivedi i momenti in cui hai scoperto quelle canzoni, o hai ascoltato quei dischi per la prima volta, o hai visto quegli artisti in concerto. Quelle sono le immagini che almeno a me vengono in mente, cioè se ascolto Tom Waits non vedo la mia foto, ma tanto vedo, tu non puoi vederla. Ascolto Lennon, non vedo la foto di Jenny Leibovitz, ma penso a quando ho visto i Beatles quando avevo 12 anni, o ho incontrato Yoko Ono, oppure dove ero quando ho saputo della sua morte. Ecco, cioè, hai dei collegamenti nel tempo più che vasti, sono più dei ricordi personali, ecco, che delle fotografie. No, ma sai, le tue fotografie fanno parte dei miei ricordi personali. Questa è la differenza. No, perché tu, no, è molto bello, perché tu immagini, tu mi hai fotografato Lucio Dalla in Piazza Maggiore con il Piccione, vuol dirti come posso io non ricordarmi quella fotografia? Anche lì, com'è nata con Lucio Dalla? Perché poi, tra l'altro, Lucio Dalla era un appassionato di fotografia, di collezionismo, lui era molto amico di Luigi Ghirlandi. E di arte, soprattutto. E di arte, sì, lui era appassionato. Io, qui stiamo parlando di fotografia, lui era un collezionista di Luigi Ghirlandi, peraltro, no? Era anche molto amico di Luigi Ghirlandi. Sì, sì. Com'è nata quella foto di Lucio Dalla con i Piccioni? Perché? Ma era nata dal fatto che con Massimo Cotto, un amico giornalista, si stava realizzando una serie di servizi con i cantautori portati sui luoghi resi famosi dalle loro canzoni, quindi nel caso di Lucio Dalla, Piazza Grande, di Roma, Piazza Maggiore, ma e quindi insomma si cercava di esplorare, di far raccontare Massimo, far raccontare agli artisti come erano nate queste canzoni, e da parte mia c'era il compito di coglierli in quell'ambiente. E quindi siamo arrivati in piazza con Lucio, e a un certo punto lui si è messo a pestare il piede per terra per far volare i piccioni. E tanto lui abitava anche lì vicino, non è, sì, non è, sì, sì, lui abitava in via D'Anzeglio, quindi era abbastanza vicino. Sì. Ti dico una cosa, questa è una domanda, così anche lì in maniera molto estemporanea. No. Però questo penso che sia la parte bella e anche difficile del tuo lavoro, dover cogliere questi frammenti quando ti capitano, cioè nel senso che non puoi
programmare sì. tanto. C'è una tensione perché magari è poco tempo e sai di avere come missione quella di cogliere un'immagine significativa, però c'è anche la consapevolezza dell'impossibilità di racchiudere in una sola immagine o in poche immagini tutto quello che tu vorresti afferrare, no, del tuo soggetto, cioè la possibilità di scendere in profondità ed estrarre qualcosa che abbia un significato importante per il soggetto stesso, oltre come fotografo. Anche per chi guarda, poi per chi guarda. Sì, no, sì, ma poi chi guarda ci trova anche altro, al di là di quello che tu mostri, che racconti da una posizione che spesso è privilegiata, no? Di accesso privilegiato al soggetto. Però a volte ci sono delle foto che scatenano altre emozioni che tu non immagineresti, cioè il fatto, per esempio, mi è capitato in una mostra di incontrare una ragazza che era rimasta molto colpita dalla mia foto di Leonard Cohen, ma perché? Perché era stata fidanzata con, non mi ricordo se il figlio o un nipote di Cohen, con cui era stata per 3-4 mesi, e poi questo ragazzo era morto in un incidente stradale. Quindi assolutamente nessuna connessione con la foto e quello che la foto presentava, ma col soggetto della foto. Sì, è capitato anche a me questo, perdonami, non voglio privatizzare la cosa. No. Però vedi, tu immagini, io ero innamorato di Abbey Road, l'album, i sì. Beatles che attraversano una strada. È un anno particolare, no? Perché l'anno di Woodstock, anche, credo, sì. se non sbaglio, l'uomo che mette i piedi sulla luna, no? Cioè, sì. È un anno un po'... Tant'è vero, quando sono stato là con la mia famiglia, tutti dove andiamo a Londra, dove andiamo a Londra, dico io voglio andare nel Abbey Road, ci devo andare, voglio attraversare questo disciplino. Non c'è la Volkswagen, ma è lo stesso. Ti faccio una domanda un po' ruvida, se non ti dispiace. Tu hai fotografato tutti, sei una celebrità nella celebrità. Ti chiedo una cosa, c'è un artista che avresti voluto ritrarre, che non sei riuscito a fare, a ritrarre o che vorresti ritrarre una seconda volta o incontrare ancora? C'è qualcosa che ti è rimasto dentro e non sei riuscito a scattare? Capita, può capitare, no? Sì, capita, insomma, però più che alla possibilità di approfondire con altre foto, chiamiamo un'indagine, no, sul soggetto, sì. Ci sono dei soggetti che purtroppo non ho potuto, per vari motivi, avvicinare, vuoi perché mi trovavo da un'altra parte o vuoi perché sono mancati prematuramente o perché proprio dal punto di vista proprio anagrafico me li sono persi. Quindi, tipo di 1001. Ma non sono necessariamente dei soggetti musicali, io dico sempre, insomma, nella musica, per esempio Amy Winehouse, avrei desiderato moltissimo fotografarla, però era insomma, veramente fuori controllo. Jimi Hendrix, i Beatles insieme, ecco. Certo. Quando dicevi prima che mi sarebbe piaciuto avere 10 anni di più, è proprio per aver vissuto, poi chissà, magari con 10 anni di più non avrei fatto il fotografo, certo. Idealmente mi sarebbe piaciuto vivere in quegli anni 60, già, o addirittura anche in una parte degli anni 50, però già in grado di avere accesso e di fotografare magari a Londra o a New York o a Los Angeles o a San Francisco o a Parigi, tutta una serie di musicisti, ma nel fiore degli anni, nel pieno della loro creatività, e non come invece mi è toccato fare, cercando di acchiappare la coda della cometa fuori tempo massimo, quasi. Ho capito. Ascolta. Un'altra curiosità, posso, Mosè? Devi. Allora, qual è l'ottica che preferisci usare nel momento in cui devi approcciarti un servizio? C'è un'ottica particolare che senti più tua, che senti che risponda più alle tue esigenze fotografiche? No, non c'è un'ottica, se non che amo molto stare vicino al soggetto, quindi? Se parliamo insomma di ritratto, cioè non foto in concerto, quindi tutto
dal 24 millimetri al 105, ecco. E proprio perché c'è il desiderio di non dover urlare, di poter toccare il soggetto, insomma. Ottiche zoom o ottiche fisse? Preferisci ottiche fisse? O io per anni ho usato le ottiche fisse, adesso digitale uso zoom, ma no, l'importante è stare in quel quella vicinanza al soggetto. Certo, certo. Arriviamo anche al ritratto, no? Al ritratto in generale, quindi al tuo, ma ritrarre significa estrarre, comunque è un incontro, un ritratto per un incontro fra due persone che ottengono, vorrebbero ottenere lo stesso risultato. Io, nella mia piccolezza, cerco di chiedere sempre qualcosa a chi la persona tratta, no? Se vuoi un po' di nudità o qualcosa. Anche tu fai così, cioè tu quando ritrai una persona, chiedi qualcosa, ingaggi con lui un incontro proficuo, però essendo esigente, oppure tutto viene casualmente? No, se c'è il tempo, la possibilità, ci sono le premesse, un minimo di apertura, di disponibilità da parte del soggetto, certo, non si va così. A ruota libera. Prendendo solo quello che offre il soggetto e che non sempre è quello che ti interessa, ma è quello che interessa a lui per vari motivi. Ma no, in genere cerco di documentarmi molto prima, cercare di indovinare quale strada intraprendere per poi arrivare non si sa bene dove, però quantomeno avviare la macchina. Il processo certo. Creativo, però quello che cerco di far capire al soggetto è che, come dicevo prima, io sono lì per lui o per lei, non sono lì perché mi manda un giornale o mi manda un cliente. Ci sarà un giornale, ci sarà un cliente, ma io in quel momento sono lì per un mio interesse, una mia curiosità personale. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che devo far capire al soggetto che sì, dobbiamo fare una foto o delle foto, però quello che conta è il tempo, la qualità del tempo che stiamo passando insieme. Certo. Cioè, se c'è un, come dicevi tu, un incontro, un desiderio di incontro, allora può nascere qualunque cosa. Se c'è una chiusura o se quel momento, quel tempo che viene concesso è visto solo come l'ultima corvée del giorno, allora non mi interessa. A volte ho anche con grande scorno dei clienti, se c'erano dei clienti in quel momento, ho anche rinunciato a fare le foto, cercando di far capire che quello che andava privilegiato era il rapporto, perché a volte ci si è trovati anche con dei soggetti che non erano d'accordo sulle idee da sviluppare, idee che magari erano state concordate prima tra loro e il cliente, indipendentemente da me, e quindi far capire che io come autore, come fotografo, ero disposto a ribaltare le premesse del servizio fotografico per andare incontro invece a un'autenticità, insomma. Certo, no, perché io sono sempre rimasto incuriosito della tua foto della Wertmüller, della vasca da bagno in quella, con le spalle nude, no? Una foto meravigliosa, poi tra l'altro. Beh, quella è nata dalla giocosità del sua personaggio, personaggio. Che si è innestata sulla mia giocosità, per cui insomma, facendo il sopralluogo in questa bellissima casa, a un certo punto, quando lei mi ha detto: "Guarda, la stanza che preferisco è il bagno", dico: "Benissimo, io di foto nei bagni ne ho fatte tante, come tante quella Peter Gabriel", e quindi ho detto: "Vediamo questo bagno", ho visto il bagno, perfetto. Facciamo la foto e così è nata. Ecco, è un altro esempio di quello che ti dicevo, cioè nel momento in cui l'altro si apre verso di te e crea una complicità, allora Tipo. è possibile arrivare da qualche parte. Poi dico sempre che questo non necessariamente si traduce in grandi foto. Sicuramente si traduce in qualcosa di
di inedito, di insolito, di autentico, ecco. Certo, ti chiedo una cosa, io sono abituato, non ho la tua apertura, non so, a vedere il jazz in bianco e nero, ad esempio, non so, il Claxton che ha viaggiato con i jazzisti, no? Invece tu, che non sei limitato al jazz ovviamente, e non sei limitato soltanto ai musicisti, ma fai, ritrai anche, vedo molto amore per il colore, è così? Oppure il bianco e nero, o è indifferente? Ma è sempre stato indifferente, nel senso che quando si fotografava in pellicola cercavo di realizzare sia delle foto a colori che in bianco e nero, certo. Questo per esigenze più dei giornali che mie, e se ce n'era il tempo, se no c'era una scelta di campo o il colore o il bianco e nero a seconda della situazione, degli spunti. Certo, nel ritratto di studio una tendenza maggiore verso il bianco e nero c'è sempre stata, un amore per il bianco e nero. Nel tornare all'archivio, rimettendo mano, scannerizzando foto che non erano state digitalizzate in precedenza, a volte ho trasformato foto a colori in bianco e nero o viceversa, dal bianco e nero sono arrivato verso dei cromatismi. Certo. Perché mi sembrava di riuscire ad espandere la personalità della foto in questo certo. modo, ma no, non c'è mai stata una preferenza, mai stato una, come dire, un integralismo in questo senso. Ti chiedo una cosa, anche per sempre in ambito ritratto e in questo caso di celebrità, che nel tuo caso sono musicale e non solo. Io quel poche volte che ho incontrato una celebrità, non per fotografarla ma per frequentazione, c'è stata una specie di illusione, mi sono reso conto di avere di fronte una persona diversa, avere un'idea diversa di quella che me l'ho fatta su di lui o di lei, e ho sempre percepito questo come una difficoltà vostra, tua, dei fotografi, cioè trovarsi di fronte a una parte Smith diversa o un De Andrea diverso. Per come l'avevo immaginato, è così oppure riescono a mantenere sempre il solito personaggio? Ma se ho capito bene la domanda, io ho imparato, soprattutto nelle occasioni in cui ho potuto incontrare di nuovo più volte, no? Certo. Certi soggetti. Ho imparato che in quei pochi minuti o anche mezza giornata che ti viene data si crea una certa chimica che non è una chimica assoluta, è la chimica di quel giorno, è la chimica okay. fra lo stato d'animo del tuo soggetto, il tuo stato d'animo, tutta una serie di elementi che portano verso un risultato di un tipo piuttosto che di un altro, o addirittura una chiusura, no? Quindi magari poi anni dopo c'è un'altra chimica che si stabilisce. Ovviamente si cerca di crearsi un metodo perché la chimica si produca in ogni certo, caso, no? Certo. Però ho sviluppato delle antenne abbastanza come dire, ricettive per capire se quello è un giorno sì o è un giorno no e cosa posso fare per trasformarlo se ne ho il tempo, certo, trasformarlo. Certo. Però ci sono spesso delle occasioni in cui ti devi arrendere e lì non c'è mestiere che tenga, certo. Io ti chiedo, quindi, quella diversità che percepivo, quindi era una questione di chimica di quel sì. momento, evidentemente. Sì. E adesso ti chiedo una cosa: noi gestiamo una piccola accademia, ci incontriamo spesso sì. con dei fotomatori. Qui gli ingredienti di oggi con te sono enormi, cioè per cui farti domande in questo ambito è difficile, però musica, celebrità, concerti, se c'è un appassionato di musica che ama anche la fotografia e che vuole frequentare concerti e celebrità, qual è il primo consiglio che gli dai per fotografarti? In questo particolare periodo la situazione è ancora drammatica, nel senso che di concerti non ce n'è. Certo. Torneranno con chissà sì. come ricominceranno, quali limiti. Già c'erano tante limitazioni per i fotografi, non so, non ho idea di quali ulteriori limitazioni ci saranno in futuro, perlomeno per la fotografia dal vivo.
Ma il consiglio da dare, non c'è un consiglio, cioè da prendere atto di una situazione che nei decenni è cambiata, si è involuta moltissimo e ha determinato sempre minor libertà di movimento per i fotografi, sempre minor accesso agli artisti. Quindi un suggerimento, non un consiglio, un suggerimento sarebbe di cominciare dal basso, di non puntare alle grandi star, ma di cominciare dagli artisti emergenti, per due motivi. Uno, perché hanno una diversa disponibilità e una diversa curiosità nel costruire la propria immagine in quella fase iniziale del loro percorso. E due, perché ci si ritrova con un archivio storicamente importante. Cioè, certo. Avere foto giovanili di qualunque grande star, certo, è un bel archivio. Valore immenso. Quindi unendo, insomma, facendo di necessità virtù, certo, certo. Si può fare comunque molto. Rimane tutto da vedere adesso alla luce di ecco, la luce cambiata di oggi. E se parliamo di musica, di fotografia, ma soprattutto partiamo dalla musica. Noi abbiamo avuto una popolarizzazione, no? Si scarica la musica, Spotify, fai quello che vuoi, e questo è un po' costretto gli artisti ad andare nello stadio, perché comunque, cioè, i dischi se ne vendono meno, credo, non so, cioè. Sì. In questo momento in cui addirittura negli stadi non ci si va, si tornerà un po' al disco e in questo caso un po' anche alla fotografia, che le richiami l'idea del musicista, oppure sarà un momento di stallo? Ma tutto in qualche modo continuerà, a parte l'attività dal vivo, che chissà, probabilmente ci vorranno ancora mesi, bisogna andare all'estate dell'anno prossimo per ritrovare quantomeno una specie di normalità, non lo so. Non credo che si tornerà al disco, non credo che ci sarà un ritorno. Come in tutto quello che stiamo vivendo, non ci sarà più un ritorno. Ormai siamo verso qualcos'altro, siamo dentro qualcos'altro. Quindi penso che la musica dovrà ripensare molte cose. Tempo fa dicevo che ci sarebbe voluto, quindi pre-Covid, dicevo che i tempi erano maturi per una specie di diluvio universale, cioè per qualcosa che certo, risettasse un po' tutto il sistema della musica. Un po', cioè, ci sono state tante piccole o meno piccole rivoluzioni, no? Certo. Le etichette indipendenti, gli artisti che si autoproducono, i dischi realizzati in casa, i dischi venduti direttamente sul web, saltando le case discografiche e la distribuzione. Quindi, insomma, tutto è andato verso una fruizione della musica che non è quella a cui siamo stati abituati da giovani, no? La stessa musica non ha più quel significato generazionale, universale. Ideologico, quasi ideologico. No, è cambiato tutto. Cioè, che il fatto che un artista faccia un disco e un fan possa scaricare una traccia o due tracce ignorando il prodotto nella sua totalità, quindi mutilando il lavoro dell'artista, questo è un dato di fatto, oggi è possibile. E quindi perché un artista deve continuare ad avere una sua coerenza quando poi il suo, tra virgolette, prodotto viene smembrato, rimodellato? Cioè, ci sono tante riflessioni da fare. E quindi forse questo momento permetterà agli artisti, ai discografici, insomma a tutti gli interpreti, gli anelli, no, di questa catena, di ripensare finalmente un nuovo modo di fare e consumare la musica. Ti chiedo una cosa, adesso arriva la fotografia. Mi ricordo i tempi in cui dice, mio amico Raffaele ha comprato l'ultimo di Crosby, Stills, Nash & Young, si andava tutti il sabato a casa sua a ascoltare questo miracolo, no? Sì. Tu hai parlato prima di giudizio universale, quindi dell'arca di Noè. Diluvio universale, giudizio è un'altra cosa, diluvio universale, quindi l'arca di Noè, ho detto bene, no? Sì.
nell'arca di Noè ci mettiamo anche la fotografia? La salviamo e accettiamo che anche lei subisca le sorti di questo diluvio universale? O anche lei ne ha bisogno del diluvio universale, secondo te? Ma tutto ha bisogno di un diluvio universale ogni tanto. C'è bisogno di azzerare. Cioè, soprattutto, adesso non voglio fare inutili moralismi, ma insomma non è quello. Però nel momento in cui c'è una bulimia atroce, così forte di immagini, spesso inutili, a me come reazione viene quella di non fare più niente. Cioè di non aggiungere cose, certo. Sì, è un po' come il finale di 8 e mezzo di Fellini, no? Sì, è vero, vero. Io perché devo mettere al mondo un aborto? È no. vero. Ma rivedere l'archivio ha emozionato? Come? Rivedere il tuo archivio ti ha emozionato? No, emozionato no, mi è incuriosito trovare delle cose che magari avevo dimenticato. E magari le foto che si collegano in maniera curiosa al mio modo di guardare oggi, no? Pur essendo state scattate magari 20-30 anni fa. E quindi, no, è un'operazione che per adesso faccio per me, cioè senza nessun tipo di finalità, perché comunque è un modo anche per riordinare la tua storia E per riaprire nuovi progetti, magari, no? Sì. Diciamo che è un piccolo diluvio, anche quello. Esatto. è un piccolo diluvio. Sì, è un piccolo diluvio. Quella di eliminare. Esatto. I rami. Io avrei il coraggio di eliminare, poi, Sì, guarda, sì, perché comunque, nel momento in cui confronti, vedi quello che non ha importanza. C'è anche una prospettiva storica, per cui puoi dire, ma queste cose qui non servono assolutamente. Sono quasi l'ora certo. Del Big Ben. Sì. Un'ultima domanda bipolare. Bipolare. Wall of Sound continuerà a ingigantirsi? È un progetto in divenire, quindi come gallery di musica? E seconda domanda che si collega a questa, qual è l'augurio che Guido Rari fa a se stesso fotograficamente? Oh, questa è difficile. Dai. La domanda a due teste. Bipolare, l'ho detto, no? No, World of Sound, ingrandirsi no, perché non è strutturata per ingrandirsi, nel senso per diventare una grande galleria con decine e centinaia di fotografi rappresentati. No, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è più quello di valorizzare quello che già c'è, magari con delle aperture, magari con dei progetti che rimbalzino all'esterno della galleria, quindi nei certo. Musei, editare dei libri, certo. Restaurare degli archivi, cioè ci sono tante declinazioni, in quel senso può espandersi, però senza diventare una cosa gigantesca. Quindi anche materia di studio, cioè anche tesi di laurea, cose universitarie. No, ogni tanto qualcuno mi immagino per contribuire alle tesi di laurea. E invece la seconda domanda era, cioè l'altra testa della tua domanda era l'augurio che Guido Rari fa a se stesso, però fotograficamente un po', se vogliamo. Allora, l'augurio potrebbe essere quello di che la vista non mi si spenga. Accidente. Ecco. Non nel senso biologico, non oftalmico, ma diciamo cerebrale, emotivo cerebrale, cioè che ci sia sempre la curiosità di andare verso l'alto. Io fotografo, cioè io sono esattamente il contrario di Basilico, cioè Basilico certo. Fotografa così il territorio. Cosa lo fa? Certo. Io invece elimino il territorio e vado direttamente all'essere umano e quindi... Vorrei mantenere questa curiosità che poi si tradurrà magari non in nuove fotografie, ma in nuovi progetti, come ti dicevo, dei libri, delle mostre, magari anche realizzare dei progetti sulla base di archivi di altri fotografi, certo, ecco, certo. Cioè poter applicare il mio sguardo
agli sguardi di altri. Questa è una cosa che mi piace moltissimo e che ho fatto per anni. Certo, certo. Ti chiedo una cosa, i tempi di un'autobiografia sono ancora acerbi? Un'autobiografia? O di una biografia? No, ci sto pensando, non è proprio un'autobiografia, ma è una mostra antologica. Ne stiamo parlando già da più di un anno. Penso che, se tutto va bene, l'anno prossimo, al più tardi l'anno dopo, nel 22, si farà. Tu dimmi dove, grosso modo, cioè dal nord o sud est ovest? Posso dirti che partirà dalla Mole di Ancona. Dalla Mole di Ancona, che bello! Oh, questo mi fa piacere. E poi dovrebbe itinerare, insomma, l'idea è quella. Che bello la Mole di Ancona, mi fa piacere questo. È molto bello. Dalle Marche, quindi, penso. Sì, sì, perché è arrivata una sollecitazione da lì, dall'assessore alla cultura. Certo, certo. E, certo. E quindi, prendendo così lo slancio, sviluppiamo il progetto. Ovviamente non è solo focalizzato sulla fotografia musicale, ma proprio su tutto. Sì, certo, certo, non posso immaginare. Certo, certo. E quindi c'è anche un bel catalogo, immagino. Ci vuole anche un bel libro. Un bel catalogo, forse ci sarà anche un libro parallelo. Stiamo tanto lavorando per voi. No, che bello, guarda, ti ringrazio. Questo è uno scoop per noi, no? Fatto che sappiamo qui, sarebbe quasi bello essere in più tardi nel 2022. Guarda, sappiamo, siamo i primi a sapere di questo. Quindi ringraziamo. L'ultima cosa, guarda che bello. Io ho visto il servizio su Skype, e ho visto anche tanti vinili. Sì. Sono un po' anche quella una tua passione, oppure è venuto per caso? Sì, certo, sì, sono un po' la mia passione, fetici, testimonianze tangibili del mio percorso, della mia evoluzione, perché in fondo ho unito due passioni che avevo fin da bambino, quella per la musica e quella per la fotografia. Ho trovato la chiave per poterle coltivare insieme, certo, certo. Con aperture possibili. Franco, perdonami una cosa, perché questo è importante, visto che abbiamo avuto lo scoop di Ancona, ti chiedo un'altra cosa. Faccio un parallelo con altri fotografi, no? Perdonami se sono così un po'... E quindi quando faccio il nome di altri non lo faccio per paragone, ma per una somiglianza. Shanna ha fatto un libro che si chiama Cose, e ha detto che il desiderio del fotografo, dell'io fotografo, è quello di essere cattivo di cose, di oggetti, non per il valore che hanno, ma di avere cose. Se vai alla Mansarda di Brendardine è un mausoleo di cose, no? Cioè, quindi fatti possedere, ripeto, non oggetti d'oro di prezioso, ma piccole cose che testimoniano la vita. E non è l'unico caso, io ho visto molti fotografi che hanno studi ricchi di cose, di giocattoli. Ti ricordo, Shanna, un libro Cosi, ce l'ho qua nella biblioteca. È una caratteristica del fotografo quello di avere, di essere semicollezionista o quasi, di possedere degli oggetti in grande quantità, come nel tuo caso i vinili? C'è un rapporto con la fotografia, è casuale quello che io ho visto, ma non ho una spiegazione. Potrei pensare che chi documenta e di conseguenza colleziona avidamente immagini abbia un'indole collezionistica, può darsi, sì. Che poi sia applicata oggetti vari o lo specifico della propria passione è un altro discorso. Io colleziono dischi, ma colleziono libri, colleziono riviste, quello è il mio ambito e quasi nient'altro. Penso che tutto nasca dall'indole. Però quando hai visto tu... Certo, quando ho visto il tuo servizio su Skype, siccome mia moglie mi prova sempre per tante cose che abbiamo in casa, guarda, qui non si capisce più niente, quando ho visto te dico guarda cosa fa Guido, guarda, e la moglie non dice niente, può darsi, credo. Sono comunque le tracce di una vita, ogni oggetto rappresenta ricordi, rappresenta persone, luoghi, e quindi con fotografie anche quelli, le fotografie mentali. Certo, l'oggetto comunque è una cosa, ma è tempo, no? E questo tempo, questo oggetto sublima anche il momento in cui l'hai preso, il luogo in cui l'hai trovato.
ti ricorda parole, odori, luce. È una traccia fisica di qualcosa che è dentro di te. Certo, allora guarda, ti faccio tanti auguri, ti ringrazio per la chiacchierata. Grazie a voi. Ci vediamo ancora. Grazie, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato. Alla prossima, grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao.